L'esperienza di costruzione di una scuola con Buildon in una comunità in Malawi, a Niguisi, ci ha insegnato che per essere felici basta davvero poco. La gente del villaggio aveva poco o niente, ma nonostante ciò era felice. Parliamo di una felicità diversa, fatta di gesti, di canti, di balli, ben distante da quella generata dai beni materiali. Per tutto il tempo che siamo stati nel villaggio abbiamo fatto un confronto con quanto noi ogni giorno consumiamo e sprechiamo e lì abbiamo imparato che basta veramente poco, riutilizzare i materiali, razionare l'acqua. Una vita diversa si può vivere. Alla base delle diseguaglianze e delle differenze anche nello sviluppo economico dei paesi più poveri c'è la mancanza di un vero e proprio percorso educativo. Il villaggio dal primo momento ci ha accolto con una felicità estrema, proprio perché sapevano che noi eravamo lì per invertire la rotta, per mettere le basi di qualcosa che servirà ad appianare un minimo le differenze con il resto del mondo. È il motivo per cui abbiamo anche avviato un altro progetto per costruire una scuola in un altro paese in via di sviluppo, progetto di cui parliamo nell'articolo su About. Sicuramente è un'esperienza che ti cambia la vita.